Ok, procediamo con le. Questa è la classifica finale delle prove libere. Albajoy dà tre decimi a tutti, quindi il signor Alberto molto in palla davanti a Vinci, Super Simo. Super Simo so che speri di poter ottenere un buon risultato, purtroppo queste sono solo le libere. Pazzesco 16-1 di Gladiator con le gomme hard, che dà tre decimi a Rylex e a Formula 1 Live, a parità di gomma, quindi vediamo allora. Questa stagione faccio il tipo per l'Alfa Romeo, sì, vabbè. Ottimo lavoro di Masi, Albajoy più veloce, di Masi più bravo. Martin Brundle, davvero impressionante la prestazione di Formula 1 Live. Sarà, io non l'ho notato. Però, boh, lo dice Martin Brundle. Andiamo a vedere le qualifiche, assetto da qualifica, naturalmente, postazione motore massima. Scusate. Sì, Marco, ci sono le prove libere. Anche se non è in live, anche se non lo vedrà in live. Ok, setup della vettura. Vai, prende parte alle qualifiche, signore, e andiamo. Facciamoli uscire subito, magari pista libera. Superstella, Vinci. Vinci. Allora, tutti e due, non so perché siamo sulla visuale elicottero. Però, vabbè. Usciamo. Diamoci anche una mossa magari perché vederci tutto la lap, impostiamo in postazione automatica, poi ci penso io. Non ho ancora capito come si toglie la visuale elicottero, che è una palla perché le macchine viste da vicino sono molto belle. Proviamo Vinci. Vinci sta tenendo bene i freni, pure ce la fa a non raffreddare troppo le gomme. Perfetto, buona. Freni leggermente surriscaldati per Superstella. L'importante sono le gomme, però. Quindi vediamo. Lasciare i compagni di squadra può fare molto su Motorsport Manager. Quindi vediamo se Superstella può approfittarne, anche se mi pare leggermente lontano. Andiamo a vedere il P1. 31 millesimi più veloce del compagno di squadra. Sperando di non incontrare il traffico perché c'è Albajoy leggermente davanti, che forse però può darci un po' di scia, ma non dovremmo beccarlo. Fucsia nel T2, ma chi è? Qualcuno si è migliorato. Michael addirittura, Michael fa fucsia. Vediamo, Superstar sicuramente dovrebbe finire davanti al compagno di squadra. Però c'è Insegna, attenzione, Insegna la riscossa. Michael, Chicks, le due as volano. Insegna ci toglie il primo, su Formula 1, Light, vicino. Là dietro, Paul, provvisore. Per quanto relativamente conti, visto che l'aderenza della pista migliorerà sicuro. Albajoy, Fucsia, Mauro, mamma mia, Gallens, disastro, disastro per le due Sauber. Quindicesima addirittura Vinci, ventesimo, ultimo. Mauro in pole, Gallens, Super Seb. Poi c'è stata un'evoluzione clamorosa della pista, quindi a questo punto aspetterei qualcosa prima di mandarlo fuori. Siamo 20 in 6 decimi. Sì, caro mio, adesso fuori sia te che Vinci, ci riproviamo. Nella speranza di poterci migliorare, perché il quindicesimo è un po' un disastro, francamente. Le gomme, tienile fredde, rallenta un pelo, io adesso magari accelera, qua, rischiamo di arrivare con le gomme fredde. Buono, buono.
onestamente non so quanto possa influenzare. Vai. Andiamo. Fucsia di Formula 1 Life. Sì, probabilmente c'è un'evoluzione enorme della pista, perché Formula 1 Life fa fucsia anche nel T2, guardate, si era preso 6 decimi prima, quindi sarà interessante vedere anche cosa potranno fare i nostri piloti. Dai, amici. Gioco questo nuovo Pascal. 68 millesimi in superstella. È vicino, è veloce. Vinci non c'è oggi. Questa qualifica russa. Vediamo il T2 superstella nettamente più veloce. Solo 195 millesimi. Potrebbe fare una seconda fila se non perde troppo tempo nel T3. Forse va lungo. Vediamo se la scia lo può aiutare. Quarto posto, perfetto. Vinci, non si migliora. Resta 17esimo, si scusa. Vinci, con le mie scuse mi faccio poco, però apprezzo il fatto che almeno capisci di star facendo male. Mario 11esimo. Forse è inesistente, perché dopo la vittoria di Alex, ma anche Mario che era andato benissimo. Quarto posto, adesso proviamo a far trainare Enzo da superstella, che al 99% non si migliorerà, dunque. Usciamo nei minuti finali, non c'è nessuno in pista, quindi presuppongo che tutti si conservino un ultimo colpo. Il tempo passa, nessuno possa migliorare il tempo già fatto, speriamo. Vai, chi fa... Superstella qual è? Quello di destra, quindi facciamolo uscire un pelo prima. Vedi, così imparate anche le strategie in caso vogliate prendere il gioco, Allora, come morbide e vai, tutti e due in pista. Stranamente siamo i primi ad uscire. Spiegatemi perché, mancano 3 minuti, stanno tutti ai box. Aspetta, che se no se spinge subito vinci, se lo perde e non lo trana più. Ecco, escono tutti adesso. Sarà secondo me una qualifica molto interessante, perché siamo tutti lì, quindi sono veramente curioso di vedere cosa ne esce fuori. Riusciamo a tenere le gomme quanto... su, gomme fredde, raffredda le gomme, le stai surriscaldando, Dai, che qua rischiamo di fare perfetto perfetto. Niente, vinci, non azzecca manco questo oggi. Però invece freddi, freni freddi, attenzione, piccolo errore, mentre vinci invece. Vinci può fare un giro buono. Adesso anche la scia ha chiamato a riscatto, perché col 18esimo posto non ci facciamo nulla, specie col pilota che al momento è davanti in campionato, nonostante sia quello che ha ottenuto le prestazioni un po' di sotto. Ricordiamo che comunque superstella, adesso non voglio essere di parte, però in Australia ha sofferto un problema all'ala mentre era in quarta posizione. Vinci invece l'ha già superato, fucsia! Eccola la chiamata di Vinci, superstella che evidentemente ha fatto solo un gioco di scia, perché ha perso 4 decimi, mamma mia! E allora Vinci, vediamo, superstella, no, cosa fai? Ti stai migliorando, Vinci è lì! Addirittura più veloce di Mauro, di Gladiator e di Ivan, 39 millesimi, Vinci passa sul traguardo per prendersi la vendetta su di noi, Vinci con position, bravo, con position di Vinci. Allora a questo punto ho paura di superstella, perché rischia veramente di perdere tanto, che Chix ai box, Formula 1 Life non lo fa, secondo il giro Ivan, Formula 1 Life pure sta ai box. Niente, mi sa che con superstella c'è solo Agatino, però, che si sta migliorando, passa sul traguardo, sesto, male. Alla fine pole di Vincenzo. Pole di Vincenzo, gliel'ho buffata contro superstella. Rilex 15esimo, male soprattutto le due Force India. Red Bull più veloci del solito, Albe J che delude, volendo 12esimo posto. Formula 1 Light, le due McLaren, messe molto bene. Sarà una gara interessante, anche perché come Russia ci sono tanti giri qua e il degrado gomme è altissimo, quindi sarà una bella lotta. Sono in pole position, mi sta prendendo per i
No, caro Enzo, hai fatto un gran lavoro. Da 18° a primo. Comunque le due Renault in ampio curso. Anche le due Haas. Va bene, finiamo qui con la classifica, una schermata generale. Poi faccio un video. Faccio un altro video per la gara. Dobbiamo assolutamente approfittare di Rylex che è 15° e di Alex che è ancora più indietro. Quindi niente, vediamo la cronaca post gara. Appena arrivato il casco firmato da Formula 1 Life, ho messo via le foto dei bambini. Interessante. Magari ci fosse un videogioco in cui poter fare il manager della Force India. Caro mio, se sai come moddare un gioco puoi fare tutto. Mar Nero, vinci a conclusione delle qualifiche con il miglior tempo. Grande difficoltà per altri piloti nell'affrontare in gara, vinci. Va bene signori, ci sentiamo per la gara.